Si stima che ci siano 258 milioni di migranti nel mondo e che questa cifra continuerà ad aumentare. Le Nazioni Unite hanno lavorato all'elaborazione di un patto globale per una migrazione sicura, controllata e disciplinata. Il documento sarà approvato a dicembre. Euronews ha voluto conoscerne gli obiettivi in un'intervista con Louise Arbour, rappresentante speciale delle Nazioni Unite per le migrazioni internazionali. L'Unione Europea, ora ma anche nei prossimi decenni, dovrà trovare soluzioni per aprire canali legali per apportare forza lavoro al mercato. È un problema ormai evidente nell'economia di molti paesi europei, ma anche extraeuropei, che presentano realtà che subiranno un deficit significativo delle risorse umane nei prossimi anni. L'esperta ONU sottolinea anche i benefici delle migrazioni nell'economia, sia nei paesi in cui si stabiliscono che nei paesi di origine. Penso che ci siano incomprensioni su chi siano i migranti. Contribuiscono all'economia perché spendono l'85% della comunità ospitante. In generale guadagnano meno dei lavoratori nativi. È dura per loro, ma è così. E inviano a casa il 15% dei loro stipendi. Questo 15% nel 2017 è corrisposto a un valore di 600 miliardi di dollari, cifra che risulta tre volte più alta dell'aiuto che le nazioni ricche inviano ai paesi in via di sviluppo. Il cambiamento climatico è uno dei fattori che imporrà un aumento dei movimenti migratori e Arbour sottolinea che le nuove generazioni devono essere preparate. Quando si parla di cambiamenti climatici, con gratitudine gli scienziati ci dicono di non arrenderci perché non è troppo tardi. Ma lo è abbastanza per pensare al tipo di azioni di cui abbiamo bisogno. Sulla migrazione, quindi, l'Europa deve attivarsi. Dobbiamo iniziare a soluzionare subito. Così esorta Louise Arbour in attesa del suo incontro di domani con Federica Mogherini, l'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione Europea.